Buongiorno e benvenuti, benvenuti tutti quanti a questo appuntamento degli appunti per la ripartenza, la rubrica del Festival dell'Economia che si tiene via web, dato che per il momento non possiamo fare incontri diretti, ma che speriamo di poterli fare alla fine di settembre, a cui do a tutti quanti un appuntamento. Questa rubrica è un dialogo che portiamo avanti con imprenditori, manager, esperti del mondo dell'economia e dell'impresa per capire meglio come è stata affrontata questo evento, questa pandemia, quali sono le conseguenze per le imprese, per l'economia, per tutto il nostro paese, quali le misure che possiamo immaginare di poter prendere in questo modo, cercando di dare una mano al governo italiano. Questa volta parliamo con Alberto Viano. Alberto Viano è amministratore delegato di LeasePlan Italia, ma è anche un abitué del nostro festival perché ha partecipato alla scorsa edizione. LeasePlan Italia è una branch italiana di una multinazionale che gestisce la locazione di auto alle imprese e ai privati. LeasePlan è presente in Italia da oltre 30 anni, ha una flotta di 140.000 veicoli, oltre 30.000 clienti, impiega 500 persone, ha sedi in varie parti d'Italia, Roma, Milano, Trento, Verona, Genova, Bologna. Alberto Viano è quindi la persona adatta per parlare non solo di come le imprese si sono comportate durante questa fase di crisi, ma anche e soprattutto di cosa è successo nel settore dei trasporti e quale sarà la mobilità nel nostro futuro. È sicuramente un elemento per tutti noi di grandissima importanza. E con la mobilità parleremo anche del settore dell'auto, che continua a rappresentare per l'economia italiana un peso importante, quindi un settore da tenere sotto osservazione. E quindi, buongiorno Alberto Viano, la prima domanda che vorrei fargli è come avete vissuto questa fase di lockdown, come vi siete organizzati con la clientela, come la clientela ha reagito, dato che c'è stato un blocco dei trasporti e della mobilità. Lo smart working non è qualcosa che fa per voi in qualche maniera, ha significato che la gente è rimasta dentro casa e quindi ha preso di meno l'auto. Ecco, come hanno reagito? Come avete reagito voi anche? Grazie. Grazie per l'introduzione, buongiorno e grazie per avermi invitato a questa iniziativa che è probabilmente quella che più nobilita, insomma, la nostra partecipazione. Sono molto, molto orgoglioso di esserci per quest'anno. E quanto alla domanda, devo dire, lo smart working è smart working. Quello che abbiamo visto in questi mesi in realtà è stata la capacità di moltissime aziende italiane, anche oltre quello che si aspettassero, di remotizzare molta parte le funzioni di back office. E questo sicuramente ha rallentato tantissimo. Abbiamo visto città senza traffico, città con le auto ferme, da una parte, ma dall'altra parte ha fatto percepire anche quanto importante sia la catena logistica, che in Italia riposa moltissimo sulla gomma, per cui su mezzi commerciali e mobilità individuale, per tutte quelle funzioni, per quei settori merceologici, quelle funzioni della pubblica amministrazione che avessero bisogno comunque di mantenere attivi gli spostamenti. Per cui, devo dire, i primi dati del lockdown totale che a noi hanno, se vogliamo, in qualche misura anche relativamente stupito, era che il 30% della nostra flotta, anche nei giorni di chiusura più severa, ha continuato a circolare. O perché servizio pubblico, noi serviamo molte pubbliche amministrazioni e abbiamo facilitato proprio sulle pubbliche amministrazioni la prima transizione alla riduzione di inquinamento con veicoli ad alimentazioni alternative, metano e GPL particolarmente. E molti altri settori merceologici in un'economia italiana che è un'economia di trasformazione e che ha un segmento anche alimentare molto diffuso, lì abbiamo visto che non c'è stata alcuna riduzione nell'uso dei mezzi. Certo è quello che abbiamo notato, diciamo, noleggiando noi tutti i tipi di veicoli per le aziende, che i veicoli commerciali hanno circolato significativamente di più rispetto ai veicoli per il trasporto delle persone. Che cosa pensa il mercato dell'affitto dell'auto sull'auto complessivamente in Italia? È una modalità che sta crescendo, se non vado errato, almeno per l'esperienza che uno ne può avere, almeno io vivendola dall'esterno, ma voi ci siete dentro. Beh sì, devo dire che è cresciuta molto ed è cresciuta molto per due aspetti,
che si sono congiunti. L'aspetto principale è stato l'accelerarsi di una transizione tecnologica che è stata fino ad ora gestita sostanzialmente sugli standard anti-inquinamento, per cui già dagli anni 90 moltissime aziende hanno iniziato a preferire di non avere la proprietà delle vetture in ragione del fatto che ogni circa 2 anni c'era uno standard diverso anti-inquinamento. Ricordiamo tutti gli Euro 1, 2, 3, 4, 5 e oggi siamo a 6D. E ragione per cui, avendo una transizione di questo tipo, dovendo detenere la vettura per un periodo più breve, per poter continuare a dare, diciamo, vetture che non incappassero nei blocchi del traffico sostanzialmente ai propri dipendenti, si è sempre più preferito, invece che avere una formula tipica di leasing finanziario o di acquisto, dove poi c'è da sostituire la vettura, pagare per il servizio della vettura. Accanto a questo, noi abbiamo copiato come settore di noleggio a lungo termine alcune caratteristiche tipiche del leasing, per cui la differenza rispetto al tipico rent-a-car è che noi al nostro cliente facciamo ordinare la vettura che lui preferisce. Ragione per cui abbiamo messo assieme 2 elementi. Uno prende la vettura che è la sua vettura in uso esclusivo e la ordina esattamente come preferisce, non ha un esborso anticipato, utilizza un piano di pagamenti lineare e al termine restituisce la vettura senza aver da preoccuparsi molto su altre modalità. E quindi dopo la prima crisi, quando c'è stata anche una stretta di credito, ulteriori aziende hanno preferito passare da una modalità di acquisto o di finanziamento a una modalità di pagamento del servizio dell'auto. E diciamo che come settore del noleggio, quello della nostra associazione di categoria che è ANIASA, che raggruppa a breve termine, lungo termine e le modalità di sharing che ci sono adesso disponibili, noi, prima dei dati di crisi, che vedremo cosa succederà dopo la crisi, rappresentavamo il 25% in volume dell'immatricolato annuale oramai in Italia. E dico semplicemente, in Italia l'auto più immatricolata è la Panda e il nostro settore immatricola vetture che hanno un valore netto prima dell'IVA ragionevolmente vicino ai 20.000 euro, per cui fa di più, fa molto in volume, fa molto di più della media in termini di valore, per cui probabilmente siamo riusciti sulle aziende, anche sulle piccole e medie aziende tipiche dell'Italia, a fare una proposizione che incontrasse molto del fabbisogno dell'utenza delle vetture. Insomma. Questo mi porta a una considerazione. Noi siamo una società che nasce capitalista in qualche maniera, dall'idea capitale significa anche proprietà, una società di proprietari, invece ci stiamo trasformando piano piano in una società di affittuari. L'auto in questo senso è sicuramente a capostipite, sicuramente c'è la casa che è un altro elemento, anche se l'italiano continua a essere affezionato ad avere la proprietà della casa, ma comunque l'affitto della casa è diffuso. Una domanda, se lei si sente di rispondere, ma vede questo fenomeno anche prolungarsi in altri settori, che so, gli elettrodomestici, per quale motivo uno deve avere un frigorifero che poi comincia a scassarsi o una lavabiancheria che bisogna mantenere e non potrebbe comprare il servizio del freddo o il servizio della pulizia dei vestiti? E chissà, domani i mobili, i vestiti, sui vestiti già c'è qualcuno che ci pensa, ma ci potrebbe essere una società dell'affitto accanto a una società della proprietà? Beh, diciamo la trasformazione in servizio di molti dei beni tipici che servono le nostre vite è qualcosa che sta avvenendo. E se lei ci pensa, le aziende già su molti dei dispositivi, dai computer, i laptop, gli iPad, i telefonini, le fotocopiatrici, hanno formule di questo tipo. Sicuramente per il consumatore, che cosa oggi può rendere la proprietà ancora preferibile è la flessibilità del piano di ammortamento. L'ho detto in modo un po' complicato, in termini reali vuol dire che se questo è l'anno buono lei cambia il frigorifero, se invece lo deve tenere ancora un anno lo tiene, a quel punto quell'anno marginale il frigorifero costa zero. E questo tipo di logica è una logica che la famiglia ragionevolmente ha, no? C'è l'anno in cui ha il budget per cambiare la cucina, compra la cucina nuova, con la prospettiva di tenerla 7 anni. Quei 7 anni possono diventare anche 15
siccome è successo in questi anni, si incappa ogni 10 anni in una crisi che di fatto determina una riduzione del prodotto interno lordo in ragione di un 15%. Eh sì, è vero. Però è una tendenza nuova che dovremmo fare i conti. Ma adesso torniamo al settore dell'auto, che è suo proprio quello delle modalità di trasporto. Comunque questa crisi ha messo in crisi il sistema dei trasporti complessivi, che so, gli aerei non hanno più viaggiato, i treni hanno viaggiato vuoti, i mezzi pubblici anch'essi hanno viaggiato vuoto. Si è rivalutata l'auto privata, adesso molte aziende consigliano ai propri dipendenti di venire con l'auto privata e danno anche delle facilities, delle opportunità per poter posteggiare l'auto. Però sappiamo tutti quanti che le nostre città non sono organizzate perché tutti quanti si muovano con l'auto propria, anzi abbiamo sempre più le grandi città dove il sistema di trasporti pubblico diventa prevalente, perché sennò la città sarebbe in congestione. Ecco, qual è secondo lei la tendenza, quali sono le tendenze, perché poi non è che detto che ce ne sarà una sola, del trasporto, la mobilità, l'auto propria, il trasporto pubblico, che cosa dobbiamo pensare dopo questa crisi e comunque tenendo conto delle tendenze che sono in atto? Ma io credo che uno dei portati dello smart working sia un passo avanti nell'individualità e quindi anche nel trasporto individuale, al di là della sicurezza, nel senso che molte persone hanno apprezzato un grado di libertà, che magari durante il lockdown non è la parola migliore, però un grado di individualità più alto che in certe situazioni è preferibile. Per cui noi ci aspettiamo effettivamente che ci sia una crescita della domanda di trasporto individuale. Allo stesso modo ci è molto chiaro, essendo presenti soprattutto in Lazio, Roma, in Lombardia, Milano, ci è molto chiaro il fatto che non possiamo riempire le città di mezzi, seppure quelli che specificatamente gestiamo noi sono a bassissimo impatto ambientale, ma perché comunque hanno degli ingombri. E ragione per cui noi stiamo cercando di facilitare, di ascoltare e raccogliere questa domanda di mobilità individuale con mezzi che abbiano un'impronta terra sempre più ridotta, in modo da consentire alle persone da una parte di muoversi individualmente, dall'altra parte di non creare quei problemi di traffico, di congestione e in definitiva poi di cattiva qualità della vita che in tanti centri urbani italiani, che hanno un impianto sostanzialmente medievale, che non prevedevano di essere attraversati da automobili quotidianamente, centinaia di migliaia di automobili quotidianamente, in effetti scadono molto, anche da un punto di vista estetico, nel senso che tutti noi abbiamo apprezzato tantissimo i voli di rondini a Milano. Io che le rondini facessero un verso, abitando tra Milano e Roma, me l'ero un po' perso, ecco. E mi ha ricordato un po' anche le mie scuole con quel verso delle rondini, che sembravano anche essere tornate di più. Noi questo vorremmo in qualche misura che non si perdesse. Noi crediamo tantissimo che una delle vocazioni di un settore industriale sia quello non solo di difendere o di espandere la propria capacità di produrre reddito, che pure è straordinariamente importante, perché noi occupiamo direttamente, appunto lei diceva, 570 persone e indirettamente molte di più, perché lavoriamo con una rete di manutentori, carrozzieri, gommisti, servizi di rent a car, per cui nella realtà abbiamo un'impronta significativa. È un'azienda che solo in Italia fattura 1 miliardo di euro. Allo stesso modo però ci teniamo moltissimo che questa nostra crescita sia una crescita che porti un benessere non soltanto a quello che sono i clienti, i nostri utilizzatori, ma anche che abbia una cosiddetta esternalità positiva. Per cui io immagino, e si vede, perché penso che i monopattini elettrici li stiamo vedendo tutti, complice l'estate, complice io credo anche un po' di bisogno ludico dopo il lockdown, di gratificarsi, diciamo, complice gli incentivi, abbiamo visto i monopattini, io credo anche che avremo un aumento delle city car, di city car con caratteristiche di ingombri, di efficienza e di zero emissioni, per cui elettriche, su cui tra l'altro stiamo cercando di attrezzarci per appunto soddisfare i nostri clienti e migliorarci in generale. Io credo che per gli aerei ci sarà una ripresa, a lungo raggio ci sarà una ripresa,
Immagino che il trasporto locale soffrirà per un po', e non è la prima volta, perché io ricordo una cosa di questo tipo, ancorché molto meno drastica, era accaduta quando c'era un po' la psicosi, se la parola è giusta, dell'attentato, quando ci sono stati attentati in molte città europee, anche sui mezzi pubblici che si vedevano effettivamente le metropolitane semivuote. Io credo che sul trasporto locale pubblico ci sia una riduzione che impiegherà del tempo prima di essere completamente riassorbita, e credo che allo stesso modo anche gli investimenti fatti dai grandi centri, Roma, Milano, nell'aumentare le piste ciclabili diverranno via via più strutturali, e che quindi bisogna riuscire a popolare quelle strade degli opportuni mezzi di trasporto per avere, diciamo, il perfetto connubio, per cui l'auto fino al confine della città e poi un mezzo individuale per raggiungere il proprio ufficio. Certo. Senta, non so se risulta anche a lei, ma i giovani oggi prendono meno la patente di quanto lo prendevamo noi. Io sono di un'altra generazione e facevamo di tutto, camuffavamo la nostra età pur di prendere la patente prima dei fatidici 18 anni. Oggi invece... Sì, è vero. Ci scrivevamo prima di compiere 18 anni. No, per avere, si poteva prendere lezione guida prima di avere 18 anni, in maniera tale da poter fare la patente appena fatti 18 anni. Oggi ho avuto colazione con alcuni collaboratori giovani e uno dice: no, io non ho la patente, c'ha la trentina d'anni ma non c'ha la patente. E anche io ho due nipoti, i quali hanno preso la patente quasi un torto collo, diciamo, in qualche maniera. Leggevo da qualche parte che negli Stati Uniti d'America, nelle grandi città, molti giovani non prendono la patente. Le risulta un fenomeno questo qui? E probabilmente poi magari si sposa anche con i monopatti, delle biciclette e quant'altro, che saranno nuovi sistemi di trasporto urbano. Ma sicuramente è una cosa che osserviamo. È vero che noi tendiamo a servire i professionisti e di solito, almeno quello che può essere successo, è che c'è un po' meno pressione nel prendere la patente subito, ma poi quando ci si affaccia al mondo del lavoro, vuoi per il fatto che comunque esiste un territorio in Italia che in certe aree è servito da un ottimo trasporto pubblico, in certe altre richiede una capacità di mobilità individuale. Insomma, parlavamo di Milano e di Roma. Milano è una città vivibile senza auto, atteso che comunque pochi ci rinunciano, a condizione di abitare in città. Roma, diciamo che ha una via principale di trasporto, che è il raccordo, attraverso cui poi si raggiungono i quartieri. E a Roma senza auto si fa un po' più di fatica, io credo. Per cui nell'insieme è vero che c'è meno passione, c'è meno trasporto, si sogna di meno, le auto rombano sempre di meno, anche quelle a combustione interna, e io ricordo, noi da ragazzini mettevamo anche la cartolina per far rumore anche la bicicletta con i raggi. Oggi la vettura rumorosa è già percepita come una vergogna anche da noi, che invece ci entusiasmavamo per il rombo. Quindi è sicuramente vero in termini di sogno. In termini di trasporto, io credo che a un certo punto questa cosa qui andrà colmandosi, nel senso che è vero che la dimensione onirica è meno importante, forse lei prima faceva l'esempio dell'elettrodomestico, ma la componente di utilità a un certo momento prevalga, per cui immagino che forse possa essere un'età più matura, e forse non è sbagliata quel verso cui si andrà a prendere una patente di guida. La cosa che preme molto a noi, in quanto parte di un'economia che ha un 11% circa di prodotto interno lordo derivante dall'automotive, che se ci sarà una transizione debba essere una transizione gestita con grano salis e non facendo percepire l'autovettura come un segno del peccato, una vergogna, perché sostanzialmente è un elemento chiave fondante di grande parte delle economie continentali, ma di un'economia di trasformazione industriale come quella italiana in modo straordinariamente rilevante. Sì, e veniamo proprio qui al settore automobilistico, che ha avuto ovviamente, come tanti altri settori, un crollo dell'attività di produzione. Abbiamo visto però che in alcuni paesi come la Cina
dopo c'è stato un rimbalzo che, se non ha recuperato totalmente quello che è stato perso, comunque ha riportato la domanda dell'auto ai livelli precedenti la crisi. Nei paesi industrializzati avanzati probabilmente questo è meno vero, perché, come dicevamo precedentemente, davanti a una crisi di questo genere uno ci pensa magari due volte a rinnovare l'auto, e quindi non è che c'è meno uso dell'auto, cioè semplicemente uno continua a tenersi qualche mese di più l'auto che aveva precedentemente. Io faccio spesso questo discorso, che se tutti gli italiani per sei mesi mantengono l'auto che avevano, oppure mantengono gli stessi vestiti che avevano per sei mesi, non succede niente nella vita di ciascuno di noi, ma crolla del 50% la domanda di auto e la domanda di vestiti. Quindi siamo economie di ricambio, così, di sostituzione, quindi da questo punto di vista siamo un po' più lenti a tornare. Però ecco, quali sono secondo lei gli sviluppi della crisi dell'auto, come si potrà riprendere, anche perché l'auto sta in una fase di transizione verso delle nuove tecnologie, quindi la tecnologia elettrica e domani chissà qualche altra tecnologia. Ecco, lei che sta dentro questo settore, cosa ci può dire? Beh, sicuramente l'auto sta per passare una soglia da evoluzione a trasformazione, e senz'altro la mobilità elettrica è qualche cosa che prenderà molto più piede nel mix. Ci sono diversi studi, nel 2030 comunque si prevede che 50-60% delle immatricolazioni saranno vetture elettriche. E la questione è che le vetture elettriche stanno dimostrando effettivamente di poter servire quasi quanto le vetture a combustione interna, con il grandissimo vantaggio di essere ricaricabili a casa e di non avere emissioni nell'area in cui si circoli. Detto questo, io credo che bisognerebbe considerare anche un elemento, cioè non fare l'errore di Talete, che per guardare le stelle cade nel pozzo, e considerare il fatto che noi oggi abbiamo da una parte da considerare una transizione verso una mobilità a più basso impatto ambientale ed elettrica, che tra l'altro considera di portare vetture più smart e per cui in generale capaci anche di ridurre il traffico, aumentare la sicurezza fino ad arrivare alla guida autonoma. Però per arrivare lì non ci si arriva passando da un parco auto in Italia da 40 milioni con 2 milioni di matricolazioni all'anno, per cui ci rendiamo già conto, lo citava perfettamente lei, di quanto sia lento il tasso di rigiro del parco auto italiano, anche perché le auto che circolano con una certa intensità sono circa 7 milioni, gli altri 33 sono auto che percorrono meno di 10.000 km, meno o molto meno di 10.000 km all'anno. La cosa a cui dobbiamo pensare oggi è che c'è una extra capacità produttiva di vetture a bassissimo impatto ambientale che sono state demonizzate per una serie di errori e anche di frodi, perché poi errore alle volte è una parola troppo tenera, e mi riferisco in particolare alle vetture a gasolio. Ma oggi abbiamo vetture diesel, le cosiddette Euro 6 D temp perché è temporanea la D per ora, che hanno emissioni di particolato allo scarico inferiori al particolato prodotto dalle parti di attrito, cioè i freni, per cui di fatto non emettono particolato, non emettono ossidi di azoto, che sono il gas inquinante, e hanno emissioni di CO2 molto inferiori alle auto a benzina. E con molto inferiori si intende il fatto che il gasolio in sé è un carburante più energetico e che il motore a gasolio lavora a temperature più alte, per cui è una macchina termica più efficiente intrinsecamente rispetto al motore a benzina. E quindi il punto è, ci sarà sicuramente un'evoluzione. Non credo che il mix escluderà i motori termici completamente mai, anche perché ci sono motori termici straordinariamente puliti, e questa transizione andrebbe gestita molto pensando alle infrastrutture. È di questi giorni, basta dare un occhio a quello che succede sulle nostre autostrade, non bastano le vetture, ci vuole l'infrastruttura. L'infrastruttura forse perché l'Italia negli anni 50 è stata capace di dotarsi per allora di una infrastruttura stradale eccezionale, considerata anche la complessità territoriale della penisola italiana,
che oggi mostra qualche crepa, forse anche più che qualche crepa, e che si capisce quanto sia importante per rendere poi utilizzabile la vettura. Oggi l'auto elettrica, devo dire, è incentivata, alle volte anche troppo incentivata sull'acquisto, ma nella realtà quello che sta mancando è un grande piano nazionale per rendere l'auto elettrica uno strumento utilizzabile sull'intero territorio nazionale con caratteristiche non dissimili rispetto alle auto a combustione interna. Se lei pensa che in autostrada c'è una stazione di servizio ogni 40 km e le auto normalmente a combustione interna hanno un'autonomia uguale o superiore alle auto elettriche, e stazioni di ricarica per le auto elettriche ce ne sono poche decine e spesse volte non con le performance di ricarica necessarie a interrompere un viaggio per i 20 minuti, mezz'ora, che invece è tecnologicamente possibile. Per cui la transizione ci sarà. Per chi la vuole facilitare bisogna pensare all'infrastruttura. La vettura arriva dopo. Senza l'infrastruttura la vettura ci circoliamo nei centri urbani, la ricarichiamo nel box, ne siamo molto orgogliosi quando andiamo al bar, ma finisce per non essere la vettura che cambia la mobilità. E aggiungerei anche che, già che si mette in mano l'infrastruttura, senza di nuovo commettere errori di talete, non sarebbe per nulla male considerare il fatto che vanno anche telematizzate le strade, proprio per consentire un'altra tecnologia che da un punto di vista tecnico già esiste, che è la guida autonoma, che darebbe una sicurezza infinitamente superiore alle strade. Come si finanzia tutto questo? Presumibilmente con una ragionevole transizione sulle vetture a combustione Euro 6 che oggi ci sono, tra l'altro oggi in larga parte sono prodotte, in larga parte saranno figlie di una sovracapacità produttiva che in Europa già c'era prima della crisi e che oggi immagino sarà ancora più sovracapacità e che credo che da un punto di vista economico appunto vada gestita come una transizione con un piano che sia a 10-20 anni, in modo da arrivarci in modo strutturale alle vetture elettriche, non mettere dei soldi sull'acquisto dell'auto elettrica, che fa un po' venire in mente uno che non sa sciare ma si va a comprare gli sci più belli che può. E poi il problema è che ci vuole tutto il resto, ci vuole la montagna, la neve, saper sciare, e noi oggi non abbiamo tantissime cose per poter trarre dalle auto elettriche i benefici che ci possano dare. Secondo lei l'industria italiana, che è un'industria diciamo molto coinvolta nel mondo dell'automobile, non solo come prodotto finito, ma anche e soprattutto come parti e componenti della stessa, come potrà reagire, è capace di reagire a questo cambio tecnologico così importante? Quali sono i settori, i comparti che potranno forse riuscire a sopravvivere e quelli che devono invece avere una modifica sostanziale dei loro prodotti, perché l'auto elettrica è comunque diversa rispetto all'auto a motore tradizionale? Beh, devo dire che allora, da quello che capisco io, in Italia ci sono molti settori produttivi legati all'automotive che vanno dal design, fortunatamente, e il design credo che anzi sulle auto elettriche avrà un ulteriore sviluppo, proprio perché saranno interpretabili in un modo diverso anche come volumi esterni ed interni. E quello è una sorta di miracolo, non saprei bene perché c'è, ma c'è, ed è in Italia ed è caratterizzato ed è ricercato anche dai nuovi produttori, aggiungerei fortunatamente. Abbiamo un'eccellenza nella produzione di una certa componentistica che già servirà anche le auto elettriche, perché è curioso vedere come moltissimi degli inverter installati anche sulle auto elettriche di maggior blasone oggi sono di produzione italiana. Allo stesso modo, sono degli inverter. E gli inverter sono degli strumenti che consentono di trasformare la corrente continua degli accumulatori in corrente alternata, e la corrente alternata ha la caratteristica di essere molto più semplice da trasformare e quindi di aumentare di voltaggio o diminuire di voltaggio per poter poi servire i motori in modo modulare. Diciamo che grazie a un inverter, sostanzialmente, invece che mettere una resistenza tra la batteria e il motore per far andare il motore meno delle sue potenzialità, si può dare la quantità di corrente al motore per farlo andare secondo i nostri desideri. Per cui è una sorta di regolatore di potenza più evoluto rispetto alla tipica resistenza del potenziometro. Per cui
gli inverter sono vitali per guidare le auto elettriche, sia a guida autonoma che a guida del driver. E dall'altra parte abbiamo una componentistica interna di altissimo livello, sedili, parti interne, e anche queste sono destinate, anzi, ad avere un'evoluzione. Sono convinto che la bravura dei nostri imprenditori riuscirà, combinata col design, ad affermarsi. Però abbiamo anche una larghissima eccellenza derivante dal settore metallurgico, dove, se è vero che su quello low tech, per cui grandi fonderie, non vorrei citarne, ma siamo abbastanza in crisi, sull'acciaio high tech io penso che l'Italia sia il fornitore a più alta qualità al mondo, probabilmente assieme alla Germania, ma forse per certe nicchie anche superiore alla Germania. E quindi abbiamo dei prodotti di altissima qualità destinati ai motori termici, mi riferisco in particolare a bielle, pistoni, alberi a gomiti, e quella parte lì di produzione che sicuramente vede l'industria italiana fortemente impegnata, fortemente integrata tra l'altro con l'industria tedesca, è destinata a doversi in qualche misura reinventare, considerato che la trazione elettrica è straordinariamente più semplice, per cui comunque genererà in ogni caso minori fatturati sulla parte di powertrain rispetto all'industria termica e rispetto al motore termico. Lei ha citato prima la necessità di avere delle infrastrutture, perché se si vuole far correre l'auto elettrica, io direi anche l'auto normale, ma comunque se vuole far correre l'auto elettrica, poi bisogna avere le stazioni di rifornimento per l'elettricità, bisogna avere tutte quelle facilities che sono utili per consentire di andare. Ecco. E questo mi porta a una domanda: siccome bisognerà spendere parecchi soldi durante il prossimo futuro, bisognerà fare un piano, e l'Europa qualche soldo lo metterà probabilmente anche in questa direzione, perché il Green Deal europeo è l'obiettivo principale dell'Europa. Ecco, che suggerimenti potrebbe dare al governo? Tutti noi siamo impegnati a dare suggerimenti al governo per capire quali sono i settori, i campi e le modalità per far ripartire l'Italia, partendo proprio da questo settore dell'auto che lei conosce così bene. Beh, quello che noi abbiamo osservato è che siamo tornati in Italia vicino ai 2 milioni di immatricolazioni, arrivando dai 2 milioni e mezzo di prima della crisi del 2009, e toccato il flesso 1 milione e 3 del 2013, grazie grazie al superammortamento che è stato introdotto dal governo Renzi sotto la guida di, penso nello specifico è stata un'idea di Andrea Guerra, che faceva il consulente di Matteo Renzi, primo ministro. E l'idea era proprio quella, cioè di dire ragazzi cari, si può serenamente rinunciare a un pezzo di IRES per aumentare gli investimenti, perché gli investimenti in generale e gli investimenti in auto per il tipo di economia italiana hanno la capacità di produrre un significativo indotto, per cui di favorire anche settori economici non direttamente connessi. Superammortamento, fino a che l'auto ne ha beneficiato, ha dato una grandissima accelerazione all'auto. E quando superammortamento è stato spento, già il mercato era entrato in stagnazione e un leggero declino. Io, una delle cose che direi, senza troppa fantasia, quello ha funzionato, ha dimostrato di funzionare molto bene sull'auto, di favorire un ricambio di vetture altamente inquinanti con vetture a basso impatto ambientale, sia inquinanti che clima alteranti, la cosiddetta anidride carbonica, che oggi abbiamo scoperto essere, forse non oggi, comunque un gas che in sovrapproduzione determina il riscaldamento globale. Aggiungerei che quello di emissione delle auto in Europa ha un contributo a livello globale totalmente nullo. Però è vero che, essendo l'Europa forse il centro del benessere mondiale, oggi ha l'incombenza di dare l'esempio. Però una delle questioni è proprio quella, cioè rendere l'acquisto dell'auto favorito e scontarlo contro la tassazione aziendale. E tra l'altro, in settori come il nostro, questo ha reso possibile per noi, che siamo aziende nell'insieme sane e strutturalmente inutile, di trasferire il beneficio del superammortamento, che è un beneficio fiscale, in larga misura nel prezzo, e quindi rendere più accessibili auto che sarebbero costate di più. E allo stesso modo per le società multinazionali, cui anche il mio gruppo appartiene,
c'è un grande beneficio, nel senso che il superammortamento, nel momento in cui sovraincentiva di un 30-40% l'investimento in asset fisici, genera molto, molto facilmente dei fair tax asset, genera delle credito d'imposta che ancora poi le multinazionali in Italia, nel senso che se quel credito d'imposta per essere goduto richiede di generare dell'utile in Italia, renderà più interessante generare quell'utile in Italia perché avrà una tassazione più bassa. Per cui ha dimostrato di avere un'efficacia sotto tanti punti di vista. Non ultimo, che è quello che poi noi ci siamo andati a vedere come associazione di categoria e che avevamo tentato di discutere con il MISE quando ci fu detto credevate che la pacchia continuasse superammortamento sulle auto, lo toglieremo. E beh, il punto è, si pensi che l'IRES in Italia, nelle entrate tributarie, pesa per circa 35 miliardi, che non è poco, ma non è neanche tantissimo rispetto ai 230-240 dell'IVA e ai 230-240 della tassazione sulle persone fisiche. La tassazione sulle persone fisiche genera un gettito enormemente superiore e la tassazione sulle persone fisiche a tutti gli effetti richiede che queste persone fisiche siano impiegate. E tornando al discorso di prima, se noi abbiamo un settore che pesa per l'11% del prodotto interno lordo in Italia, dobbiamo trattarlo con grande attenzione, perché quel settore non solo dà uno stipendio a molte persone, quindi dà di che mangiare, ma genera un gettito fiscale di IRES, ma soprattutto per effetto della tassazione sui salari erogati ai propri dipendenti, che è significativamente elevato, e un rallentamento di quello genera facilmente un effetto spirale negativa. Per cui, in altre parole, un superammortamento che apparentemente può ridurre il gettito IRES nel breve termine, nella realtà, proprio per effetto della moltiplicazione dell'investimento, genera entrate tributarie superiori già dal primo anno. E ancora le aziende italiane multinazionali a produrre più utili in Italia. Per cui è talmente potente e ha funzionato talmente bene che ammetto mi sentirei di replicarlo. L'aumento di gettito fiscale e di entrate tributarie potrebbe essere uno degli strumenti per finanziare la trasformazione della rete viaria, quella necessaria per poter passare all'auto elettrica. Perché, ripeto, incentivare l'auto elettrica è straordinariamente miope. Da solo incentivare l'oggetto è veramente, è un po' infantile, no? È un bambino che desidera la bicicletta e poi non ha la strada per andarci. E bisogna pensare prima alla strada e poi quando c'è la strada arriva anche la bicicletta. La vedo molto preparato su questo argomento, quindi spero che qualche ministro ci senta, oppure la mandiamo dal ministro per onorare la causa del superammortamento. Anch'io credo che bisognerebbe avere anche un sistema di ammortamenti più facile per tutti i beni di investimento, perché sono beni i quali generano ricchezza, e quindi da questo punto di vista più c'è la deducibilità della spesa per investimento, più si fanno investimenti, e più si fanno investimenti più c'è attività e occupazione, quindi più tasse sotto un altro punto di vista. Ma io vorrei farle un'ultimissima domanda, che siamo agli sgoccioli. Questa smart working ha modificato abbastanza la fisionomia delle nostre città. Io sono a Roma e vedo un centro che si è depauperato di gente, mentre invece vedo quartieri residenziali che stanno fiorendo e la movida, come si chiama, si sta spostando sotto casa propria in qualche maniera, ecco, la porta alle estreme conseguenze. Ma questo ci porta a una diversa mobilità dentro le città, probabilmente in questi giorni, ma anche una diversa funzione della città. A me non dispiace immaginare che le città cambino funzione, perché mi piace immaginare un futuro diverso rispetto a quello che ho vissuto fino adesso. Ma mi domando, lei come vede questo fenomeno? Beh, per me è straordinariamente interessante, anche perché lo smart working, salvo nei casi di lockdown, non si deve fare da casa. Lo smart working è smart perché si fa dove si è. E quindi quello che io mi aspetto è che possa generare un effetto positivo in termini di turismo misto professionale e personale, dando la possibilità alle persone di muoversi in realtà molto di più.
ma non per fare quello che gli inglesi chiamano commuting o il pendolarismo dai quartieri residenziali, qualcuno cinicamente chiama dormitorio, ai centri per lavorare, ma molto più per muoversi liberamente ed essere comunque connessi. Se fosse vera questa seconda ipotesi, ma io tendo a essere ottimista, addirittura avremo un aumento di domanda di mobilità. E io ricordo che ho trovato particolarmente utile nei momenti proprio di pensiero lo smart working. Ricordo proprio il romanzo con cui Sandro Veronesi ha vinto il primo premio Strega, che era Caos Calmo, e il protagonista passava larga parte del tempo nella sua autovettura che era adibita allo smart working ante litteram. E beh, oggi il fatto che abbia vinto Veronesi, io tendo a vederci una sorta di segno sul fatto che avremo città più smart. È vero che non ci troveremo tutti alle 9 della mattina nel centro della città per lavorare tutti assieme, lo farà comunque a rotazione una larga parte di noi, ma ci troveremo in molte più parti per lavorare comunque assieme, perché io credo che tutti noi ci siamo anche resi conto di quanto sia importante il contatto fisico, la vicinanza fisica, anche per consentire alle idee di passare da un cervello a un altro, non necessariamente mediate dalla rete. Mi piace questa interpretazione, quindi una smart life, quella che ci aspetta. Ringrazio moltissimo Alberto Viano per la sua disponibilità e auguri a lui, alla sua attività e a tutti quanti noi. Appuntamento per il prossimo nostro incontro. Grazie ancora. Grazie mille e spero arrivederci a Trento.